Buongiorno a voi, non sono in presenza perché mi sto occupando di un altro tipo di velocità. Proprio stamattina abbiamo inaugurato i lavori della Fresa per l'alta velocità a Firenze, il passante di Firenze, la nuova stazione dell'alta velocità di Firenze che attendeva da 20 anni. Però conto di esserci e sarà la mia prima volta a Imola domenica. Più volte sono stato a Monza, però sarò felice di sbarcare a Imola. Per la prima volta, un pensiero ovviamente a quello che è accaduto nei giorni scorsi in Emilia e in Romagna, visto che sono anche coordinatore della cabina di regia sull'emergenza idrica e i primi 13 milioni di euro stanziati per il popolo emiliano-romagnolo per la messa in sicurezza delle reti idriche, ovviamente non è una fine, ma è solo un inizio. Per quello che riguarda il lavoro, perché i gran premi significano lavoro, significano turismo, significano bellezza e ricchezza. Ovviamente la mia e la nostra priorità come squadra è quella di mettere in sicurezza sia il Gran Premio di Imola che il Gran Premio di Monza, che possono e devono assolutamente convivere al di là dei legittimi campanili. Io spero che vengano superate anche problematiche burocratiche che accompagnano con sovrintendenze e non solo il tragitto dei due percorsi. Per quello che riguarda Imola, è vero, è un territorio straordinario, la Motor Valley, è un tema su cui penso e spero che l'intero mondo politico si unisca a fronte delle sfide che l'Europa ci propone sulla messa al bando dei motori a combustione interna. E quindi sono sfide quelle della sostenibilità e del green assolutamente affascinanti, vanno benissimo i gran premi di Formula E, per carità di Dio, però permettetevi di dire che il rombo dei motori e i rumori belli che a qualcuno danno fastidio, a me riempiono di gioia e di emozione, che si sentono a Imola e a Monza, sono assolutamente insostituibili. Velocità e sicurezza da Ministero dei Trasporti stiamo lavorando, non è un tema del circuito, però è un tema di tutti coloro che sono in presenza o in collegamento da utenti delle autostrade italiane. Noi stiamo lavorando per ampliarle, per allargarle, per farle sempre più moderne, più veloci, devono essere anche più sicure. Quindi, a proposito di velocità, stiamo lanciando una campagna per la sicurezza stradale, l'educazione stradale nelle scuole, perché in pista ci sono dei professionisti. Sulle statali e sulle autostrade non sempre ci sono dei professionisti. Quindi la messa in sicurezza nostra e dei nostri figli è assolutamente fondamentale. Stiamo peraltro valutando sulla base dei dati anche la possibilità di elevare a 150 la velocità massima nei tratti autostradali più larghi e a minor tasso di incidentalità. Ottima la scelta di dare la cittadinanza onoraria a Stefano Domenicali perché, ripeto, il circuito delle Formula 1, dei Gran Premi, significa identità, tradizione, ricerca, innovazione. Sono simboli e sono ricchezza e sono anche posti di lavoro che in un momento come questo sono assolutamente sacri. Quindi ben contento di fare a 50 anni di età, meglio tardi che mai, il mio esordio in quel di Imola. In bocca al lupo a tutti gli operatori che in queste settimane particolarmente complicate per queste zone non hanno mai smesso di lavorare un minuto. E da ministro e come ministero, come squadra delle infrastrutture italiane ci siamo non solo con i 5 milioni che economicamente diamo come contributo, però soprattutto come sostegno culturale, morale e sportivo a quello che è un patrimonio del nostro paese. Quindi ci vediamo domenica e forza rossa in anticipo. Grazie al Ministro Salvini. L'Italia, è bene ricordarlo, è l'unico paese in cui lo stesso ente, in questo caso l'Automobile Club d'Italia,